Già ci sono parecchi ragazzi che stanno attorno al centro sociale e alcuni già sono qui presenti. La vita non è fatta semplicemente di violenza, di degrado, ma ci sono valori come pace, fraternità e collaborazione. Queste sono le nostre speranze. Carissimi ragazze e ragazzi, mi chiamo Pino Martinez e sono uno dei componenti del comitato intercondominiale di Brancaccio, che con padre Puglisi tanto si è battuto per il riscatto del territorio dove vivevamo. Il nostro impegno già nasce prima ancora della venuta di padre Puglisi a Brancaccio e la nostra collaborazione portata avanti con il nostro parroco nel territorio e nella parrocchia, durata circa 3 anni, sono sembrati la cosa più naturale che potesse succedere per il modo di concepire e condividere l'impegno civile e religioso. Ma addirittura posso confessare che ad un certo punto del nostro cammino è stato padre Puglisi stesso a dirmi di sentirsi un componente del comitato intercondominiale. Per farvi comprendere il nostro ruolo a Brancaccio, che ci ha visti con il fuoco che ci ardeva dentro insieme ad un vero sacerdote di Cristo, devo dirvi che 3 di noi del comitato intercondominiale, io, Mario Romano e Pino Guida, nella notte del 29 giugno 1993 abbiamo avuto le porte di casa bruciate dalla mafia e 2 mesi e mezzo dopo, il 15 settembre 1993, l'omicidio di padre Puglisi. Mandanti per entrambi i crimini i fratelli Graviano. Esecutori per entrambi i crimini Salvatore Grigoli, Caspare Spatuzza ed altri. Unica mano a dimostrazione di un impegno che andava sempre più dando fastidio agli interessi mafiosi dei fratelli Graviano sul territorio di Brancaccio. Una reazione che evidentemente ha dimostrato di essere un modo concreto e credibile di contrastare la mafia. Io, per ulteriori informazioni, vi rimando alla mia memoria un martire dell'amore per le vie di Brancaccio con Don Puglisi, che contiene informazioni che ho incominciato a scrivere a partire dall'indomani dell'omicidio del mio amico e parroco ad oggi. Vi sono diversi aneddoti che potrei raccontare, ma uno in particolare è sempre presente nella mia mente. 3 cittadini del comitato intercondominiale hanno già subito un grave atto intimidatorio nella notte del 29 giugno 1993, di poco precedente all'omicidio mafioso di padre Puglisi. L'ho appena raccontato. Nei primi giorni del mese di luglio 1993, padre Puglisi venne a casa mia per dimostrare solidarietà a quel gruppo di cittadini minacciati di cui si sentiva parte. Ricordo che io gli dissi: padre Puglisi, è bello quello che stiamo facendo insieme per aiutare i bambini e gli altri che hanno bisogno. Io sono felice e se mi ammazzano non mi importa. Ciò gli dissi, nonostante fossi sposato con figli. La risposta di padre Puglisi a quelle mie parole: Pino, tu d'ora in avanti devi stare buono perché tu hai moglie e figli, mentre io non ho moglie e figli. Il significato di questa frase mi fu chiaro ancora di più dopo il suo omicidio per mano mafiosa. Il vivere sulla propria pelle i drammi sociali di un territorio, tutti insieme e al di là degli steccati ideologici che ci hanno portato in un'altra dimensione, quella di uomini e donne liberi che avevano a cuore al di sopra di ogni cosa l'avvenire dei figli di un quartiere abbandonato, dimenticato ed estremamente degradato. Chi lavora per la vigna del Signore fa la volontà di Dio. Padre Puglisi, lasciandosi coinvolgere dal comitato intercondominiale, dagli abitanti di quel quartiere che a lui si erano rivolti, non ha fatto altro che concretizzare il Vangelo a Brancaccio. L'attenzione nei confronti dei più bisognosi, dei bambini dimenticati, dei malati, degli ultimi, di chi vive ai margini della legalità. La richiesta di una scuola media, di un distretto sociosanitario, di spazi per le attività ludiche dei bambini, il recupero dei luoghi condominiali dove si svolgevano le più pericolose attività illegali gestite anche dalla mafia. Non significa forse impegnarsi per dare dignità all'essere umano, quella stessa dignità che ci proviene da Dio? Il prete non rimane chiuso tra le quattro mura di una chiesa ad amministrare solo sacramenti. Il prete, come ha fatto padre Puglisi, esce dall'ombra del campanile per andare incontro alla gente, capirne i bisogni e impegnarsi insieme a loro
per cercare di donare un sorriso a chi lo ha perso. Ed è così che si scopre che la mafia, che significa violenza, sopraffazione e morte, è incompatibile con il Vangelo e pertanto per amore sei disposto a donare la vita per il prossimo e per gli amici. Alla vostra domanda, ancora a distanza di anni, la convince sempre di più che il percorso della legalità sia quello corretto? Sento di rispondere che bisogna essere intellettualmente onesti e coerenti e comprendere se chi si riempie la bocca di antimafia o quando leggiamo abbiamo a che fare con persone o fonti credibili, anche perché si vive in una società dove i falchi si travestono da colombe e i lupi da agnelli e pertanto bisogna sforzarsi di capire e di approfondire gli argomenti, quando questi argomenti sono soprattutto quelli che affrontano la lotta alla mafia, che non mi sento più di definire antimafia, in quanto a mio avviso l'antimafia è diventata solo un'etichetta che ci cuciamo addosso. Deve essere una lotta concreta e credibile alla mafia. Certo, a voi ragazzi non si chiede di rischiare la vita, ma cominciare ad acquisire sin da subito quella cultura contro la mafia che nella quotidianità significa rispetto assoluto delle regole, delle leggi ed essere coerenti con la fede che professiamo. E ciò ci aiuterà a sconfiggere la mafia. A Brancaccio, come del resto in tutti i quartieri della periferia di Palermo e della Sicilia, la mafia non è mai stata sconfitta, mentre prima degli omicidi eccellenti e delle stragi si è arrivati a negare l'evidenza sostenendo addirittura che la mafia non esisteva. Oggi almeno la gente comune ha preso coscienza che la mafia esiste ed è il male della nostra società che non guarda in faccia nessuno pur di difendere i suoi interessi. Questa nostra terra martoriata, gli abitanti ancora avvertono la presenza della mafia e in tanti hanno paura o preferiscono restare indifferenti e volgere lo sguardo dall'altro lato. Nel quartiere Brancaccio, nella periferia palermitana, in tutta la Sicilia, la politica corrotta continua ad avere i suoi agganci con la mafia. Ancora oggi si riesce in periodo di campagna elettorale a fare eleggere persone mafiose o vicine agli ambienti mafiosi. Anche nel quartiere Brancaccio ancora si paga il pizzo. C'è una cultura prevalentemente mafiosa dove i Graviano, come rivelato dal pentito Fabio Tranchina, continuano ad esercitare ancora oggi la loro influenza decidendo chi deve essere il capo mandamento. Dopo gli arresti di tutti i boss della mafia e il proliferare dei tanti mafiosi che hanno scelto di collaborare con lo Stato, la strategia all'interno della più potente organizzazione criminale ancora una volta è cambiata. La strategia stragista si è rivelata un boomerang, un danno per loro stessi. L'ultimo omicidio eccellente è quello di Padre Pugliesi. Per sopravvivere, adeguarsi ai tempi e continuare ad alimentare i loro schiaffari nel campo degli appalti pubblici, droga, scommesse clandestine, economia, finanza e riciclaggio del denaro sporco e tante altre attività, la mafia ha scelto di mantenere il profilo basso. I casi di omicidi registrati sono di mafiosi uccisi, evidentemente per regolamenti di conto fra loro e per il controllo del territorio. Il centro di accoglienza Padre Nostro viene inaugurato il 29 gennaio del 1993, ma già aveva iniziato le sue attività con l'arrivo di Suor Carolina e di altre due suore nel gennaio del 92, appartenenti all'Ordine delle Sorelle dei Poveri, un ordine gradito a Padre Pugliesi per il loro carisma. Certo è che al momento dell'acquisto della palazzina non pochi sono stati i problemi a cui è andato incontro il nostro parroco. Il prezzo da 190 milioni di lire lo si fa lievitare a 290 milioni di lire, un chiaro segno per scoraggiarlo. Ma Padre Pugliesi si affida alla provvidenza e ancora una volta ha ragione. Tanti sono i bambini e le bambine che si ritrovano al centro, ma anche ragazzi e ragazze, poi anche gli adulti, tutti impegnati in varie attività educative, ludiche e recupero scolastico che man mano si vanno organizzando, devo dire senza ombra di dubbio, con successo. Non tutti si è fatto in tempo a recuperarle, perché con la morte di Padre Pugliesi c'è chi ha voluto destabilizzare un'attività, compresa quella dell'impegno sociale, che ad alcuni non stava bene. È bello, ed è stato bello incontrare ragazzi che grazie all'esperienza vissuta accanto a Padre Pugliesi, a Suor Carolina e a noi, si sono costruiti una vita regolare.
ma è stato triste incontrare alcuni che invece hanno dovuto fare i conti con il carcere per i vari atti criminosi. I giovani dell'Azione Cattolica, della parrocchia di Brancaccio, ma anche i giovani universitari di cui lui era assistente spirituale, si sono lasciati coinvolgere da lui. Ritengo, per esperienza personale, perché padre Puglisi lasciava che l'altro parlasse a cuore aperto e alla fine si sentisse liberato. Poi, nei rapporti umani, era molto scherzoso. Anche gli universitari gli hanno dato una mano nella ristrutturazione della palazzina, dove il centro di accoglienza ha iniziato le attività. Posso dire una mia impressione? Tra parrocchia, San Gaetano, centro di accoglienza Padre Nostro e comitato intercondominiale Brancaccio, era come un coro che cantavano inni che salivano al cielo. Non vi dovete scoraggiare se per esperienza personale, come vi ho detto poco fa, ritengo che la mafia ancora condizioni fortemente vaste fette della nostra bella città, della nostra isola. Se vi metto di fronte a questa realtà che vi ho rappresentato, lo faccio per dirvi che ancora c'è molto da lavorare per sconfiggere la mafia e soprattutto la cultura mafiosa. Non possiamo fare finta di niente se davvero vogliamo sconfiggere la mafia definitivamente, un cancro che condiziona socialmente l'avvenire vostro, di ogni figlio e di ogni nipote, considerato che ormai sono nonno. Vi basta che vi dico che nonostante siano passati 27 anni dall'omicidio per mano di mafia del mio carissimo amico e parroco padre Puglisi, io non mi sono arreso, che continuo a lottare, mi sforzo di essere riferimento soprattutto per voi giovani. L'importante è proprio questo, essere riferimento credibile per gli altri. Come diceva il giudice Livatino, proprio in questi giorni diventato beato, non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. Bellissimo. C'è speranza se comprenderete con quale spirito a Brancaccio padre Puglisi e il gruppo di cittadinanza attiva, il comitato intercondominiale, hanno affrontato la mafia insieme in perfetta sintonia. Per il riscatto sociale e spirituale del quartiere Brancaccio e per aiutare i bambini e i giovani a non finire nelle grinfie della mafia. Una storia, la nostra, che mi lega in particolare modo, più di ogni altro, a padre Puglisi, perché vista dall'ottica del nostro comitato, oltre ad essere una storia di impegno sociale e spirituale, è il racconto di un'amicizia che ha assunto un valore alto grazie all'estremo sacrificio. Come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni 15, versetto 13, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici.